Nella casa del Grande Fratello, il clima appare ancora molto rilassato, ma come di consueto, non sono mancate le prime dinamiche tra i concorrenti e, proprio un paio di loro, hanno adocchiato Tommaso. Ilaria e Lorenzo criticano Tommaso. Il motivo è il rischio nomination tra simpatie e antipatie, i GFini iniziano a formare i primi. Nella casa del Grande Fratello, il clima appare ancora molto rilassato, ma come di consueto, non sono mancate le prime dinamiche tra i concorrenti e, proprio un paio di loro, hanno adocchiato Tommaso. Tra simpatie e antipatie, i GFini iniziano a formare i primi gruppi e confrontarsi sui propri coinquilini. Ieri pomeriggio, Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato si sono interfacciati sul resto del gruppo, con un occhio critico in particolare su Tommaso Franchi. Ilaria e Lorenzo non hanno esitato a manifestare una certa difficoltà nel relazionarsi con il giovane toscano. Secondo loro, Tommaso risulterebbe troppo schematico e fissato su routine che riguardano l'alimentazione e gli allenamenti fisici. Questo atteggiamento, a detta loro, limita l'interazione con gli altri concorrenti e crea una certa distanza. La rigidità con cui Franchi si approccia alla vita nella casa sembra essere percepita come un ostacolo alla costruzione di un legame più autentico. Come da tradizione nel reality, i primi giorni servono ai concorrenti per osservarsi e capire chi potrebbe essere più affine o meno alle proprie sensibilità. Questo tipo di conversazioni private, come quella tra Ilaria e Lorenzo, spesso gettano le basi per future alleanze o scontri, e rappresentano un primo assaggio di quello che potrebbe evolversi nelle prossime settimane all'interno della casa. Secondo gli internauti, quindi, Tommaso Franchi verrà nominato in massa nel corso delle prossime nomination in diretta.